visto che siamo ad occhi chiusi e la percezione è totale, diamo anche un'importanza secondaria all'uso delle mani. Non sono più le mani che ci guidano, ma lavorando appunto su quest'area del cervello, diamo una priorità al nostro aspetto percettivo, sensoriale dell'udito, ma anche a quello che è il tatto intorno a noi, perché noi cominciamo a sentire anche con il corpo se qualcuno si sta avvicinando. Prendiamo informazioni dal terreno. Questo è l'aspetto di cui vi parlavo prima, sia in senso filosofico che antropologico e neurologico. Sempre di più siamo radicati all'insegnamento di questo silentium, che è appunto il sentire attraverso la natura.